Mezzi con 300.000 km che magicamente riportano percorrenze di 80.000, auto e veicoli commerciali che scendono da 200.000 a 30.000. Questo è quello che succede sempre più spesso nel mercato dell'usato, perché taroccare un contachilometri è questione di pochi minuti. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris durante la presentazione del libro che denuncia la grande truffa delle auto usate, Non prendermi per il chilometro. Ci sono truffe sulla quantità dei chilometri, quindi si vendono auto per nuove o seminuove quando invece in realtà non sono nuove e non sono seminuove. E quindi ho colto la palla al balzo per stimolare una proposta di legge, una modifica normativa, quindi che non costa niente, e fare in modo che possa registrarsi il numero dei chilometri nel momento in cui viene fatta la revisione oppure nel momento in cui c'è la compravendita dell'auto. Quindi con un semplice intervento legislativo è sufficiente arginare questo pericolo.